quanto la parte, diciamo, inferiore del corpo testimonia lo Yuan Qi, tanto la parte superiore del corpo testimonia lo Shen, lo spirito, e l'apertura dello spirito. In particolare il viso, ancora più profondamente gli occhi. Luminosità e degli occhi, in realtà Ming dicevamo splendore, il massimo della luce del sole del giorno col massimo della luce della notte della luna fanno lo splendore, quindi è splendore dello sguardo. E anche Gesù fa riferimento a questi occhi come una lanterna dello spirito, come la possibilità di percepire l'acqua. Quindi gli occhi sono una grande porta di accesso non verbale allo spirito. Ci può essere molto controllo culturale sull'espressione dello spirito. In particolare noi italiani gesticoliamo molto, gli spagnoli, anche gli arabi, anche le culture del Maghreb gesticolano molto, e spesso le popolazioni del nord, ma anche gli orientali, ti guardano le mani. Quando parli, vedi che mentre parli loro guardano le mani, come se, e hai la sensazione di muoverti troppo. In realtà le popolazioni di cacciatori e raccoglitori che vivono ancora in un certo rapporto con la natura si muovono molto anche loro, quando parlano si spiegano. Si faceva notare, uno di voi faceva notare che può essere una cosa molto pratica, il cacciatore e raccoglitore ha bisogno di fare gesti, di comunicare a distanza senza fare rumore. Oppure in nave, ad esempio noi, la cultura del Mediterraneo appunto, con la voce non ci arrivi, però con i gesti arrivi a comunicare. Facciamo l'esempio del linguaggio fischiato che c'è in Grecia, che c'è in alcune popolazioni del Caucaso, pastori, e famoso quello delle Canarie, che è anche il più studiato. È uno spagnolo, quello delle Canarie, però stiamo parlando di tutte cose recenti, tutto sommato, nella storia dell'umanità. L'essere umano si esprime anche con i gesti molto. Ci sono degli eccessi e dei difetti. Il non muoversi, l'impassibilità, che non è culturale, perché basta semplicemente che aspetti che la persona possa finalmente esprimersi, come abbiamo fatto il gioco prima, abbiamo parlato di una cosa emotiva, dopo ci siamo mossi tutti. Prima, quando c'è un coinvolgimento dello Shen, dello spirito, di una cosa a cui diamo valore, automaticamente anche il corpo esprime. In tutte le culture, poi c'è quella che opprime questo aspetto, lo Shen che si esprime negli occhi, nello spirito, nel punto 1 di vescicolo in aria, ha la sua via di accesso nel cuore intestino tenue, cioè nelle braccia e nella mano. Non maestro del cuore tipico del scaldatore, che invece sarà il calore della mano o il freddo della mano, e non il polmone intestino crasso, che invece sarà la presa. La presa che ci fa umani, polmone intestino crasso, la presa, il pollice opponibile, un eccesso di espressività è come una dispersione di energia psichica. Una impassibilità, quasi un'apatia, è un controllo dell'energia psichica. Uno potrebbe dire, mi controllo così non vedono come sono e mi tengo dentro la mia energia vitale. No, non la tieni dentro, ciò che tieni trattenuto marcisce. C'è un proverbio cinese che dice, l'acqua che è stagnante marcisce, l'acqua che scorre è vita. Il cardine di una porta non arrugginisce, proprio perché si muove. Ma se tu speri che la porta rimanga nuova non usandola mai, hai sbagliato. Nella cultura cinese la stretta di mano, il darsi la mano non c'era, e che io sappia non c'era neanche in Giappone. È venuto con l'Occidente e quindi è stata analizzata dal punto di vista tradizionale. C'era nella lotta, la presa della mano è una presa di lotta, è una presa di arti marziali. Già prendi la mano, puoi far leva al pollice, puoi far leva alle dita, famose leve del Chen. Cosa abbiamo? Ecco, esatto. Alessandro mi ha dato addirittura la mano come un vecchio amico, facciamo finta di niente. Okay, ecco, è stato bello perché mi ha dato il petto, non è stato laterale. Se fosse stato addirittura mettiti laterale, è stato addirittura laterale così, sei sospettoso, bene. Invece così. Così è proprio un'accoglienza, è quasi un abbraccio. Poi, molto importante nel dare la mano, la distanza del gomito dal corpo. Un gomito molto vicino al corpo, praticamente una mano che si alza col gomito vicino al corpo, è in, viene letto come in. Una mano che si allontana in maniera sana e equilibrata è yang, disponibile. Il palmo della mano, che sia bagnato caldo o che sia secco caldo, il calore della mano è presenza di attività del triplice riscaldatore. Una mano o bagnata o secca ma fredda. Questo per noi viene interpretato come maestro del cuore, cioè la funzione circolatoria, la distribuzione dei liquidi nel sangue.
Ok.